Catanzaro, abusi a scuola. Tre studentesse si costituiscono parte civile contro il professore. Parte la fase processuale contro il professore accusato di abusi sessuali in un istituto superiore di Catanzaro e tre studentesse si costituiscono parte civile con il patrocinio degli avvocati Antonio Strongoli, Stefania Rania, Antonello e Raffaele Fioresta. Subito dopo il GUP Gilda Romano ha rinviato l'udienza al prossimo 5 novembre per dare il via alla requisitoria del PM Graziella Viscomi e degli avvocati difensori Fabrizio Cossarella e Donatella Montesano, che avevano chiesto e ottenuto l'ammissione del proprio assistito al rito abbreviato che prevede l'emissione della sentenza già in fase preliminare. Dunque dovrà aspettare ancora qualche giorno l'imputato per tentare di liberarsi contro quelle accuse lanciate contro di lui da quattro sue studentesse, le cui dichiarazioni lo scorso mese di maggio avevano convinto il GIP Fabiana Giacchetti ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ai quali il prof si trova ancora sottoposto. Diversi gli episodi di presunte molestie che, secondo le studentesse, sarebbero state commesse dal docente tra le mura dell'istituto scolastico cittadino, dove una prima segnalazione era giunta alla preside, che aveva attivato l'iter giudiziario con una denuncia che aveva indotto la procura a sentire le presunte vittime in modalità protetta. A novembre l'udienza decisiva e subito dopo la sentenza del giudice.